Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia. Questo programma è realizzato presso il domicilio del conduttore Pietro Cesaro in modalità smart working, nello specifico in home recording. Comunicazione in evoluzione. Con pietrocesaro.com comunichi in sintonia con i tempi. Vieni a visitarci www.pietrocesaro.com. Allora, ci è venuto a trovare un'altra volta in questa trasmissione Luca Bindi, che salutiamo. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ancora Luca Bindi, ricordiamo ancora della Rai di Trento, che però chiaramente ha avuto un lungo passato con Rai Sport per quanto riguarda trasmissioni tematiche con la Serie C e la Serie D. E per quanto riguarda la Serie C, che continui sempre a seguire, penso, come appassionato, come vedi un po' la situazione dei gironi che si stanno giocando, tra l'altro anche con la recente notizia che oltre alle trasmissioni, le partite trasmesse dalla Rai, ci sono stati un po' di problemi ultimamente, che hanno permesso però, tra l'altro, in questo periodo di disfunzioni tecniche, diciamo, dell'altra piattaforma, di poter vedere gratuitamente le partite di Serie C, e che adesso però sono state acquisite da Sky. Come vedi questo passaggio anche delle trasmissioni della Serie C? Allora, la piattaforma quella Eleven Sports ha avuto dei problemi. Io, tra l'altro, questo, essendo tifoso del Pisa, avevo l'abbonamento per, appunto, per seguire il Pisa sia in casa che in trasferta, trovandomi in Trentino, e sono rimasto dunque con le mie credenziali, sicché tuttora entro, mi vado sempre a vedere in questo periodo che c'è stata la possibilità, appunto, di poter vedere le partite anche non a pagamento, perché io non essendo sui più il Pisa, fortunatamente, dico io, perché in Serie B, allora non ho visto più, cioè non ho fatto più abbonamenti, ma in questo periodo che c'era la possibilità, ad esempio, ho visto per diletto proprio Carrarese e Pergolettese, per vedere un po' come giocassero, insomma mi sono visto alcune partite, più quelle che da Rai Sport il lunedì, e adesso c'è la novità, tra l'altro, di Sky, che è a pagamento. Sì. Sulla pay per view c'è la possibilità ogni domenica, ma anche nell'infrasettimanale, di vedere alcuni incontri, e credo che sia molto importante questo per la Serie C, perché è un passo in avanti, a dimostrazione che comunque anche quello che è stato fatto da noi nei tempi passati era importante, perché se ne sono accorti, anche se ne è accorta anche Sky, che insomma è una grandissima televisione, perché bisogna sempre, secondo me, dire le cose come, certo. Come, e dunque per la Serie C, tra l'altro, sarà un passo in più, secondo me, che darà grandissima, ancora più visibilità. Tra l'altro, ho notato che Sky fa una trasmissione il martedì Area C alle 17 con Di Marzio, e fa commentare le reti dei vari gironi, le fa commentare dalle persone che poi, dai giornalisti che sono i telecronisti delle partite più importanti di Serie A europea. Sì, sì. Questo la dice lunga sull'importanza della Serie C e anche sull'investimento che abbia fatto, ad esempio, Sky. Come vedi quali sono, innanzitutto, segui tutti e tre i gironi o ne hai uno più? No, tutti e tre, proprio perché è una passione, cioè perché è una bellezza, secondo me la Serie C è bellissima. Cioè, diciamo che la Serie C, in questo calcio che chiaramente si differenzia da categoria in categoria, la Serie C mantiene ancora, a parte il discorso chiaramente che quest'anno è stato penalizzato come tutte le serie, dalla più importante, dalla mancanza di spettatori, però è forse quella che insieme alla Serie D rispecchia ancora le lotte tra campanili, o no? Ma sì, poi secondo me è proprio il vero calcio, perché bisogna riconoscere che la Serie C attualmente, anche se ci sono squadre, insomma, ci sono dei campionati diciamo un po' più corti, perché quest'anno è sparito il Trapani, no? Sì. Ed è un peccato, però bisogna dire che ci sono più squadre sia della Serie A sia della Serie B messe insieme, sicché già questo fa capire l'importanza di questa categoria, che insieme a quella della Serie D, dove ce ne sono ancora di più di squadre, è veramente il cuore pulsante dell'Italia. Mm-hmm. E secondo me
nome anche di un vecchio calcio che non c'è più, perché tante volte per sapere anche il risultato devi andare a mettere i vari siti o gli aggiornamenti per vedere, perché io tuttora quando la Serie C gioca vado a vedere comunque i risultati. Certo. Anche pochi giorni fa che c'è stato il turno infrasettimanale sono andato a vedere come fossero le cose. Per esempio c'è stato un Piacenza-Novara 3-3 che è stata fantastica anche seguirla solo sul web. Questo per dire la bellezza. Sono tre gironi completamente diversi. Serie C che negli ultimi tempi sembra più una B2, quest'anno le piazze sono importantissime, nel C ci sono piazze come Palermo, Bari, Ternana, Catania, Catanzaro, cioè faccio qualche Foggia, nome. Esatto. Foggia, se andiamo nel B c'è un altro girone con Padova, Triestina, San Benedettese, Perugia, faccio qualche nome. Il là secondo me è quello un po' come grandissime piazze dove mancano, a parte Livorno che sta vivendo una situazione difficilissima, e infatti è la dimostrazione che c'è una squadra che ha preso il sopravvento, che è Renate, con una serie impressionante di risultati positivi, però lì onestamente è ancora apertissimo, può davvero accadere di tutto, anche se la squadra per me che sta tentando da più anni di andare, di fare il passo, alla Carrarese di Baldini. Uh-huh. Il fatto è che la Carrarese ha già accusato due battute d'arresto in casa, e in un campionato così forse dovrebbe rivedere qualcosa, però nell'altro, negli altri due la lotta secondo me su uno sarà solo tra Ternana nel C, tra Ternana e Bari. E nel B è una grande lotta dove il Padova è fortissimo, ma attenzione a una realtà che è qui vicina, che è quella dell'Alto Adige, che senza pressione il Sud Tirol sta facendo un campionato mostruoso. È una squadra che da tanti anni ha fatto un anno in playoff, però la B è andando in finale, e attenzione perché questa è una squadra che è allenata da Vecchi, un bravissimo allenatore. L'ex primavera dell'Inter. Dell'Inter, sì. È stata una parentesi del Venezia anche. Parentesi, appunto, anche e attenzione perché questa è una squadra che ha tutte le possibilità di durare, ecco, perché tra l'altro hanno dei giovani forti e vi dico, è una squadra che poi dà anche dei giocatori forti ad altre formazioni, perché in B adesso nella Reggiana c'è un certo Mazzocchi che sta segnando e che viene proprio dall'Alto Adige. E poi da notare anche che il Sud Tirol ha sempre avuto una struttura societaria pronta per il salto, per cui ha un'organizzazione, anche se gioca, se non vado errato, poi tu sei praticamente in zona, continua a giocare nel campo Druso, che vedendo qualche partita del Sud Tirol vedo che ci sono dei lavori intorno. No, infatti sono tornati da pochissimo al Druso perché hanno giocato la prima parte del campionato a Bressanone. E adesso la cosa particolare a casa loro, perché il Sud Tirol è nato a Bressanone in pratica, è questo quello che voglio dire, la società tuttora la sede è proprio a Bressanone, a Brixen, e poi, perché la vera squadra di Bolzano è la Virtus, che gioca in Serie D, che sta andando benissimo, e la cosa incredibile, e siamo pure amici, è allenata di Sebastiani. E pensate un po', la cosa incredibile è proprio Sebastiani che ha legato il nome invece col Sud Tirol, perché fu quel Sebastiani che in C2 arrivò prima e bruciando addirittura lo Spezia di Volpi, che adesso troviamo in Serie A, e lo portò in C1, il primo anno lo salvò, nel secondo a metà campionato quando erano a ridosso della zona playoff e fu mandato via. Si è pensato un po', e lui è rimasto lì perché è anche insegnante di educazione fisica, e adesso ha preso la Virtus Bolzano e in due anni dall'eccellenza l'ha portata in Serie D. Certo. La vera squadra di Bolzano è la Virtus, tra l'altro. Ma per quanto riguarda lo stadio, giocano tutti e due al Druso? Adesso sono tornati al Druso, dove stanno facendo dei lavori per mettere a norma tutte le tribune. Ma vogliono trasformarla in uno stadio privato oppure rimane sempre comunale? No, ma sai, qua essendo un'autonomia autonoma, appunto, essendo un'autonomia speciale, onestamente con la provincia che fornisce e dà la possibilità veramente di lavorare bene,
in pratica a costo zero lo stadio, certo. non hanno nessuna convenienza, anzi la provincia tra l'altro aiuta le società sportive, questo certo. è anche per questo per Sottigol può vantare anche un campo di allenamento eccezionale, c'hanno vari tre campi, alcuni anche sintetici, davvero con struttura all'avanguardia, e anche questo è il segreto di questa squadra, perché anche le giovanili si allenano bene e dunque poi i frutti si hanno nel corso degli anni, come prego. In questo caso come quest'anno, che ci sono dei giocatori che vengono proprio dal settore giovanile. Certo. Per quanto riguarda l'interesse della popolazione di Bolzano città e Bolzano provincia, com'è distribuito l'interesse tra la squadra del capoluogo, il Bolzano e il Sudtirol? No, allora poi il Sudtirol gioca lì, però diciamo i bolzanini sentono di più la Virtus Bolzano rispetto al Sudtirol, anche se poi logicamente nel corso degli anni è diventata la squadra più importante, giocando lì la gente va allo stadio, però ecco, non è come la situazione a Trento, che sì, in quel caso lì la squadra dalla D dovesse fare il passo della Serie C, ci sarebbero alla partita 6.000-7.000 persone, il Sudtirol riesce ad arrivare a malapena a 4.000-3.000 spettatori. Certo, e parliamo, siccome questa trasmissione va in onda da nord a sud, per quanto riguarda il girone C, c'è la Ternana dell'ex giocatore del Livorno, Lucarelli, che ha avuto una parentesi come allenatore anche a Catania, come la vedi? Allora loro hanno una squadra forte, è ritornato Faletti che è stato una bandiera della Ternana, hanno un attacco atomico, cioè, vantaggiato, comunque è un giocatore importantissimo, ma non solo lui, dunque una squadra forte, secondo me in ogni reparto, ad iniziare anche dal portiere Iannarilli, che è un portiere di grandissime capacità, ex Viterbese, certo. Insomma è una squadra forte, però io ho l'idea che se il Bari rimarrà sempre lì riuscirà a colmare il distacco che c'è adesso, e il Bari con l'esperienza anche che ha, con la voglia che ha, può diventare un avversario molto molto ostico per la Ternana, perché questi campionati, questo ce lo insegna insomma la storia della Serie C, alla fine se rimani lì anche 4-5 punti di distacco si decidono tutti nel rush finale, e mantenere il ritmo della Ternana non è semplice, cioè che la Ternana possa proseguire di vittoria, insomma io credo che non sia proprio così semplicissimo. Certo, adesso i numeri dicono così, mi ha detto bene anche in alcune partite, però insomma il campionato è ancora lungo, ma se la giocheranno queste due sicuramente. Senti, volevo chiederti, io ho visto diverse partite in questo mese qua su Eleven Sports, e più o meno di quasi sempre due squadre per due motivi diversi, diciamo il Padova e il Catanzaro. Allora il Padova abbiamo già parlato, è una realtà che si contenderà con la Cipriota, poi chiaramente c'è anche il Perugia, Perugia l'ho seguito a Carpi, per esempio mi sono visto Carpi Perugia 0-0, non è stata una grandissima partita, a dirti la verità. Ho visto un gol bellissimo di Elia in quest'ultima partita 2-0 vinta contro Limolese, non so se hai visto il secondo gol che ha fatto Elia. Assolutamente sì. Grandissimo gol di tipo alla Zola, ecco, un po' per renderlo un po' più umano. Però insomma ha fatto un grandissimo gol prendendo palla e tra l'altro non avendo proprio un super fisico, no? Oppure ha fatto il gol grazie anche a questo, nel senso che è riuscito a sgusciare. Però se devo incorniciare un gol, ritornando al girone, che ce ne sono stati tanti belli, però onestamente l'ultimo, quello del Catanzaro, quello che ha chiuso in pratica la contesa contro la Turris, il gol di Curiale al 92esimo di tacco, a dimostrazione che il Catanzaro, visto che stavamo parlando adesso anche del Catanzaro, con Evacuo e Curiale, esatto, più una squadra secondo me di giocatori forti, può essere una noia incontrarla soprattutto nei playoff. Non credo che riesca, non sa secondo me neanche nei cambi, perché la cosa fondamentale è avere una panchina lunga, perché 5 cambi trasformano le squadre e diventano e danno un valore. Ecco perché dico Ternana e Bari su tutte, perché hanno dei cambi importanti, sicché il Catanzaro
è una squadra che potrà dire la sua nei playoff. È un po' distante, è un po' distante per quanto riguarda la classifica, perché la Ternana ha preso abbastanza il lago. Il Catanzaro è in ascesa, diciamo che si è sbloccato dopo la vittoria, secondo me, contro l'Avellino per 3-1. Sì, poi ha acquisito anche dei giocatori. Troppo. Prego, prego. Ecco, ci siamo dimenticati di menzionare l'Avellino di Braglia, che è un'altra squadra, insomma, che darà filo da torcere a tutte, tra l'altro non dimenticando che c'è in avanti ad esempio uno come Maniero, che è un altro che fa male quando può, la palla la mette dentro. È veramente un bel campionato con personaggi particolari. Non so se prendiamo in Potenza con il centravanti Ciancio e con in panchina quel Capuano che ha sostituito Somma, che è stato per tanti anni il commento tecnico, ad esempio, di Rai Sport per la Serie C, per le partite. Però è veramente un bel campionato, apertissimo, dalla B alla C ci sono sempre realtà. Ma la cosa bella, ad esempio, come nell'Acchi in Renate, dove io una volta andai per la Serie B, sta esplodendo. Ma perché? Perché lì c'è una programmazione importante, come potremmo parlare della Feral Pisalò, insomma, che però è nell'altro girone nel B. È davvero tutto molto, molto, veramente un bel campionato aperto, il più, diciamo, tra virgolette, secondo me, quello no con meno valore tecnico, ben inteso, però quello tra virgolette con meno squadre importanti, diciamo, di grandi piazze, è il girone A. Questo assolutamente. Il girone A è sempre stato visto come una specie di, da parte mia, diciamo, che sono esterno, una specie di torneo del Granducato di Toscana, in un certo senso, no? Sì. Squadre toscane, adesso non so neanche quante ce ne sono quest'anno, ma è sempre stato caratterizzato da derby, derby fitti, no? Assolutamente, adesso Lucchese, Pistoiese, Grosseto, Pontedera, quest'anno faccio Carrarese, qualche nome, e c'è una piazza, per esempio, un'altra bella piazza, Piacenza, che ha fatto tanto, però quest'anno si è un po' ridimensionata, nel senso punta con i giovani, di cercare di fare dei risultati, però non è certo l'obiettivo della promozione. Poi c'è Prosesto e Propatria, che negli anni passati se ne hanno voluto dire tanto, la Prosesto è diventata da poco. Possiamo dirlo, belle storie in Serie C. Un programma in collaborazione con sponsorsquadre.com, un aiuto nella ricerca del tuo main sponsor. Un grazie quindi a Luca Bindi, che abbiamo ritrovato anche in questa trasmissione. Luca Bindi, che attualmente fa parte, diciamo, dell'organico della RAI di Trento, ma che a suo tempo in RAI Sport aveva condotto diverse trasmissioni tematiche sul calcio, prima riguardante la Serie D, al titolo Pianeta D, se non vado errato, con l'aiuto anche del ex giocatore della Roma Peccenini, e Satellite C ultimamente, ma si parla ancora di una decina di anni fa, insieme all'attuale. Poi è ritornato in questo periodo a commentare le partite di Serie C, ex giocatore dell'Inter e del Tottenham e allenatore, Paolo Tramezzani. Un saluto quindi da Pietro Cesaro, a risentirci sempre su questa radio con Speciale Calcio. Comunicazione in evoluzione. Con pietrocesaro.com comunichi in sintonia con i tempi. Vieni a visitarci www.pietrocesaro.com. Speciale Calcio, rubrica settimanale su campionati nazionali, calcio estero, nazionale italiana e speciale calcio storia.